Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi vi voglio portare questo outfit che ha vinto il sondaggio. Quindi Savix molto spesso e volentieri inizierà a fare anche queste cosine. Vi renderà partecipi ragazzi e sceglierete voi magari cosa portare. Quindi non ci cischiamo, iniziamo con il video ragazzi. Ci dirigiamo da LS Autoraduno e una volta che siamo qua da LS Autoraduno dovremo andare dalla tizia per i completi ragazzi, qua a destra. Una volta che siamo qua dalla tizia dovremo interagirci con freccia destra e andremo su completi tute LS Tuners ragazzi. A questo punto vi scegliete la tuta da cui prendere le scarpette. Questo glitch funziona solo per il PG maschio ragazzi. Se volete fare questo outfit sulla femmina dovrete mettere un altro paio di scarpe che volete voi. Quindi questa parte la potete skippare. Comunque sia, una volta scelta la tuta da cui prendere le scarpette raga, ci dirigiamo in un qualsiasi negozio di vestiti. Una volta arrivati dal negozio entriamo dentro e andiamo dalla parte alta degli outfit ragazzi. Andiamo a mettere marche nessuna parte superiore e a questo punto ragazzi avremo già le scarpette come potete vedere. Cosa dobbiamo fare? Andiamo dalla parte bassa degli outfit. Quindi una volta che siamo qua ci interagiamo con freccia destra, andiamo su jeans ragazzi e ci andiamo a prendere questi maculati ragazzi chiamati blu, ma in realtà io li vedo neri. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete lo stesso bug. Quindi a questo punto, una volta messi questi pantaloni aderenti mimetici blu regà, che sembrano neri comunque sia, mi piacciono apposta perché sono neri, andiamo di nuovo dalla parte alta degli outfit, quindi dalle maglie, e andiamo a cercarci ragazzi maglie designer. Una volta che abbiamo trovato maglie designer dovremmo andarci a mettere ragazzi la numero 13 ragazzi, controllate sempre la VDG Scheletro ragazzi, è inconfondibile questa maglia. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo dagli accessori raga e mettete gli accessori che preferite. A me piacciono, lo sapete ormai, i bracciali con le punte e questa sciarpa. Invece della sciarpa se volete potete mettere il beige raga. Vi lascio il glitch, il link in descrizione del glitch. A questo punto una volta che vi siete scelti i vostri accessori, io metterò i guanti e la sciarpa ragazzi. Ci dirigiamo di nuovo dalla parte alta degli outfit e andiamo a metterci ragazzi il giubbotto pesca. Mi raccomando mettete quello perché sennò il glitch poi non viene. Quindi a questo punto una volta messo il giubbotto o mimetico pesca ragazzi o quello pesca, cosa facciamo? Ci salviamo l'outfit e lo salviamo nel primo slot. È fondamentale che lo salvate o nel primo slot o nell'ultimo slot ragazzi, per forza. A questo punto non ci resta altro che andare dal bancone, fare freccia destra e andarci a cercare le tute completi tute ragazzi, e ci mettiamo quella da scienziato pazzo. Non state a comprarne altre che io adesso ho sbagliato, non serve ragazzi, basta mettere questa qua la scienziato, sempre la stessa, e indovinate un po', ce ne andiamo al cannocchiale. Quindi correte verso il cannocchiale, schiacciate freccia destra, tenete premuto menu interazione o touchpad se giocate da play ragazzi, andate su stile e vi mettete l'outfit che state creando. A questo punto vi allontanate e avremo buggato la maschera dello scienziato pazzo sull'outfit. Cosa facciamo adesso ragazzi? Dobbiamo andare a salvare l'outfit, io vi consiglio di andare da Ammunition. Intanto raga vi voglio ricordare di aiutare Savix, supportare il canale e seguire questa nuova serie che sta facendo Savix ogni domenica che vi porta un'esplorazione ragazzi. Link del video in alto a destra e in descrizione. Quindi a questo punto raga, una volta che siamo arrivati da Ammunition, andiamo a salvarci l'outfit e lo salviamo sempre nel primo slot ragazzi. Una volta che ci siamo salvati l'outfit nel primo slot, cosa dobbiamo andare a fare? Andare tranquillamente ad avviare un lavoro da titano. Quindi come facciamo? Start, online, avvia attività ragazzi, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. E a questo punto, una volta che abbiamo avviato il lavoro da titano, senza settare nulla, lo avviamo. Quindi una volta spawnati dentro l'attività ragazzi,
semplicemente spawneremo senza il giubbotto e quindi dobbiamo salvare l'outfit. Dove lo salviamo? Sempre nel primo slot o nell'ultimo slot, ragazzi. A questo punto, una volta che ci siamo salvati l'outfit, prima di quittare, ragazzi, o potete farlo anche dopo che avete quittato, è uguale, io lo faccio prima, mi vado a cercare nello stile un outfit che ha il cinturone, perché a questo outfit ci metteremo il cinturone. Io userò questo, ragazzi. Voi, se non avete un outfit col cinturone, potete prenderlo da alcune tute del colpo al casinò o anche da quello del poliziotto della guardia carceraria. Quindi a questo punto, una volta che siamo spawnati in free mode, ragazzi, cosa facciamo? Facciamo start, online, avvia attività preferite, ragazzi, andiamo su missioni e avviamo basso profilo. Link in descrizione sia per PS che per Xbox. A questo punto, mi raccomando, non come il titano, una volta che spawnate nella prima lobby, cosa dovete fare? Mettere completi salvati, quindi andate su abbigliamento e mettete completi salvati, perché se no, se lasciate predefinito, ragazzi, non avrete i vostri outfit e quindi non mergiate nulla. A questo punto, cosa fate? Fate entrare un vostro amico nell'attività e una volta che il vostro amico è entrato nell'attività, l'avviate. Quando, ragazzi, siete nella schermata per selezionare l'outfit, se avete fatto il salvataggio del vostro outfit nel primo slot, dovrete fare una volta a destra. Se voi avete salvato l'outfit nell'ultimo slot, dovrete fare una volta a sinistra. Quindi ve lo faccio vedere. Una volta in questa schermata, io cosa faccio? Siccome l'ho messo nel primo slot, ragazzi, switcherò una volta a destra. Chi ha salvato l'outfit nell'ultimo lo switcherà una volta a sinistra. Una volta che siete spawnati, cosa fate? Dovete quittare l'attività. Come quittiamo l'attività? Aprendo il telefono, facendo AXA se giocate da Xbox o X quadrato X se giocate da Play, raga. Una volta spawnati in free mode, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercarci un veicolo del civile. Una volta che ci siamo cercati un veicolo del civile, ragazzi, anche personale, comunque sia, basta che sia una macchina, diventiamo membri o del CEO o dell'MC e a questo punto saliamo sul veicolo. Una volta che siamo sul veicolo, apriamo il menu interazione, andiamo nell'organizzazione, andiamo su gestione, stile, ragazzi, mettiamo lo stile, quindi una volta a destra, e togliamo lo stile una volta a sinistra e dobbiamo tornare su no. E a questo punto, sbada bam, appena scendiamo dal veicolo avremo messo il cinturone. Cosa facciamo? Dobbiamo andarci a salvare l'outfit, raga. Se vi scompare il logo dalla maglia, non vi preoccupate, appena venite qua dal negozio di vestiti e andate a salvarlo, ragazzi, ricomparirà. Quindi vi salvate l'outfit e avete fatto il vostro outfit. Cosa facciamo adesso, raga? Ci mettiamo le solite cosine in testa. Quindi andiamo sullo stile, ragazzi, e andiamo a metterci la maschera da sci, quella aderente teschio. La trovate nel negozio di maschere da sci, categoria da sci, che ci sta veramente bene effettivamente. Quindi andiamo a salvare l'outfit così, raga, e una volta che abbiamo salvato l'outfit in questa maniera, andiamo di nuovo dal cannocchiale. A questo punto, una volta la cannocchiale, vi buggate, raga, andate su accessori e vi andate a mettere il casco che preferite. Se sbagliate, mettete qualcos'altro, non succede niente, come potete vedere. Quindi io vado su caschi, ragazzi, e mi vado a mettere il casco antiproiettile nero, che secondo me ci sta bene. A questo punto, una volta messo il casco, mi allontano e comparirà la maschera sotto. Cosa facciamo adesso? Ci bughiamo di nuovo, ragazzi, e andrò a mettere gli occhiali, quelli carini, quelli che uso sempre. E a questo punto avremo finito anche l'outfit. Regà, vi voglio ricordare di guardare la nuova serie, un video alla settimana che esce ogni lunedì, di un'esplorazione diversa. Link in descrizione, ragazzi. Un mi piace, un commento è sempre ben accetto. Quindi a questo punto lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video altrove, ragazzi, e alla prossima. Sbada bam.